Siamo qui oggi a rendere omaggio, a far memoria dei milioni di cittadini assassinati da un regime sanguinario come quello nazista, che con la complicità dei regimi fascisti europei, che consegnarono propri concittadini ai carnefici, si macchiò di un crimine orrendo contro l'umanità. Un crimine atroce che non può conoscere né oblio né perdono. In 4 anni, dal 1941 al 1945, in questo complesso furono assassinate centinaia di migliaia di persone, ben oltre 1 milione, in ragione della propria appartenenza a una fede, a una cultura, in ragione delle loro convinzioni o della loro condizione. Abbiamo parlato con la Presidente, come ha ricordato, dell'allargamento dell'Unione Europea, allargamento che riteniamo necessario non soltanto per la completezza dell'integrazione continentale, ma anche per espandere l'area di questa comunità di valori che si ritrova nell'Unione Europea. Abbiamo parlato molto della condizione di sicurezza che la sciagurata aggressione della Federazione Russa all'Ucraina ha provocato in Europa. In questa emergenza di sicurezza vede Slovacchia e Italia pienamente in sintonia nel sostegno all'Ucraina che difende la sua indipendenza e la sua integrità territoriale. Quello dei diritti, di libertà dei popoli e delle persone è un valore che ci accomuna. La Cina è una potenza mondiale sul piano economico, tecnologico, di tante tecnologie di punta e questo caratterizzerà senz'altro anche i prossimi decenni di civiltà e progresso globali. Questo stato internazionale ed economico, così come anche il nostro interesse, sono la cosa più importante per l'Europa, la motivazione principale per gestire le relazioni con questo paese. Tutto questo indica anche che il girare le spalle alla Cina non è opportuno. I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake.